dottoressa Roberta Setaccioli e vi parlerò degli avvelenamenti nei nostri amici a quattro zampe. Distinguiamo innanzitutto un avvelenamento che può avvenire in modo accidentale e un avvelenamento che può avvenire a scopo fondamentalmente doloso. I veleni sono assolutamente diversi nell'ambito delle classi. Abbiamo dei veleni che hanno un esordio assolutamente improvviso che non lasciano molte speranze all'animale, come ad esempio la stricnina. Abbiamo poi gli organofosforici carbamati, che sono praticamente delle comuni sostanze che vengono utilizzate in giardinaggio, e fondamentalmente i rodenticidi, cioè i veleni per i topi. Dobbiamo preoccuparci quando il nostro cane diciamo, viene lasciato libero in un terreno o in un parco dove noi lo portiamo comunemente e diciamo, ritorna e ha una sintomatologia fondamentalmente di tipo gastroenterico, quindi ha ipersalivazione, può presentare vomito, diarrea e anche una sintomatologia similcolica. Possono seguire effetti cardiaci, quindi in base al tipo di veleno che ha assunto, tachicardia, quindi un'accelerazione del battito o il caso contrario, quindi la bradicardia, e il tutto, se non interveniamo in tempo, può praticamente tradursi in una sintomatologia neurologica, quindi convulsioni, coma e morte. Che cosa quindi è utile? Quali consigli possono essere dati ai proprietari che si trovano a dover gestire una situazione di questo tipo? Cercare di far vomitare il cane il prima possibile. Come fare a far vomitare il cane? Somministrargli dell'acqua con del sale fino disciolto che aspireremo con una siringa e somministreremo praticamente sollevandogli il labbro e mettendola qua dietro al canino per farla progredire, oppure potremo praticamente somministrare dell'acqua ossigenata secondo questa metodica alla dose di 1 ml per chilo di peso del cane. Quindi Tommy ha un peso fondamentalmente di circa 8 kg e gli somministreremo 8 ml di liquido per farlo vomitare. Ci sono poi dei casi in cui indurre il vomito può fondamentalmente fare più male che bene al nostro animale, che quindi non dobbiamo far nulla, ma dirigersi immediatamente dal proprio medico veterinario. Questi casi sono quando l'animale diciamo, ha assunto un caustico, o perlomeno abbiamo il sospetto che abbia assunto un caustico che, tornando su, potrebbe creargli danni alla vita. Un caustico come varichina o sostanze utilizzate per le piscine, che comunque, tornando su, possono creargli appunto dei problemi alle prime vie digerenti. E altro caso in cui non va assolutamente indotto è quando abbiamo il sospetto che abbia ingerito un corpo contundente, quindi un osso che magari si è sminuzzato e che, tornando su, potrebbe ulteriormente ferirlo, un amo da pesca, una roccia. L'altro caso invece è quando vediamo che il cane è in preda a convulsioni e che quindi non ha, diciamo, non ha più la coscienza e la percezione del mondo esterno.